Salve a tutti, madame e messeri, ben ritrovati di nuovo con lo stesso trucco con metà della luce solare al secondo video registrato in questo 2015. Secondo perché ho registrato prima poc'anzi la review, no, l'haul effettuato da maquigliaia. Se io parlo lentamente, forse ce la facciamo quest'anno a fare di video qualitativamente più decenti. Comunque, bando alle ciance. Come leggete, ci ritroviamo dinanzi a un video mosplayed. Pertanto, saluto e auguro buon anno alla cara Golden Violet, ciao carissima e bellissima, ideatrice dei video mosplayed. Se non sapete che cosa sono i mosplayed, se non sapete chi è Chiara, ignoranti, scherzo. Comunque, per tutte le informazioni sui mosplayed, cliccate nell'info box e ci sono tutte le informazioni inerenti per partecipare al video e far parte del team Mosplayed e per sapere di più di questo progetto going on. I Mosplayed, in pratica, facciamola breve, sono quei prodotti che abbiamo utilizzato di più nell'ultimo mese, quindi si differenziano da questo tra i preferiti. E qui gancio a breve. Cercherò entro fine mese di farvi il video dei preferiti del 2014. Basta. Saluto contestualmente le partner in crime di Chiara, Giulia Giuneralia e Ornella Ornitorella qui su YouTube. Anche in questo caso tutti i link in info box. Basta. È tornata anche questo 2015 la mitica pochette con tutti i prodotti che ho utilizzato più nel bimestre novembre-dicembre 2014, quindi Mosplayed, non lo tiro più di tanto per le lungo, ma bello ricco. In realtà ho usato molti più prodotti, ma basta. Allora, liquidiamo prima di tutto due prodotti che non sono propriamente di make-up, ma per la skincare. A breve anche un video sulla mia skincare, ma sono tanti video e progetti going on. E due prodotti dediti allo struccaggio. E quindi il mio sempre fedele Take the Day Off di Clinique. Questo è come si presenta: è un balsamo per struccare e quindi ritogliere ogni residuo di trucco. Io lo utilizzo ogni sera, alternandolo forse solo con l'olio di cocco, ma avendo viaggiato tanto in quel bimestre, almeno 2 o 3 volte ho utilizzato questo portandolo in un piccolo bottino. In pratica se ne prelevo una piccola quantità, si messaggia dai 30 secondi al minuto e poi si risciacqua e tutto, anche il sangue del diavolo, ve lo porta via. Bene, dopodiché ho associato questo è un prodotto che non ha marca, non ha niente, questo è una semplice mix di oli, perché da un mesetto, da un paio di mesetti in realtà sto effettuando l'oil cleansing method, ovvero dopodiché mi sono struccata, massaggio il viso con una combinazione di oli per un paio di minuti, risciacquo, e questo è il mio passaggio sia per detergere che idratare la pelle la notte. Però, detta così, l'oil cleansing method non è tanto, non entro tanto nel dettaglio. Se volete, vi lascio un link da dove ho preso l'ispirazione e la spiegazione un po' più scientifica del tutto, ovvero da A Girl from New York, Erika, A Girl from New York qui su YouTube, Erika nel suo nome reale della vita di tutti i giorni. Vi lascio il link sia al suo canale che al video. Basta. Dopodiché, e quindi ne saprete di più. Dopodiché passiamo finalmente alla mitica pochette che sparpeteia, che è ansiosa di farvi vedere tante cose vecchie e ritrite e ritrite, ma anche tante novità prima che il sole cada. No, prima che il sole tramonti, vedete. Allora, base occhi è sempre la Shadow Insurance di Too Faced. È la mia garanzia, il mio passaporto per la mia, più che altro, non passaporto, è la mia assicurazione, appunto da qui anche il nome, ma che macchietta, del
per far durare l'ombretto tutta la giornata. Dopodiché abbiamo sempre questo Skin Trainer Eyes di Kiko, che lo sto finendo per disperazione, per sfida e anche per un po' di masochismo. Altro non è che un primer da mettere nella zona delle occhiaie, dovrebbe dare dovrebbe sgonfiare le borse, dare luminosità agli occhi, lo fa. Però per abitudine io lo utilizzo. Ma dopodiché abbiamo il mio bronzer forever and ever and ever and ever, che è il Bahama Mama di The Balm, che è un poco martoriato, nel senso che la cialda, guardate, miticamente si stacca. Però non me la vorrei buttare, sì, perché se non è bello da vedere, ma è così. Pratica il suo mitico specchietto. Però è questo è il bronzer che uso sempre per il contouring. E contestualmente a questo ve l'associo anche al pennello che utilizzo sempre per il mio contouring, che è... che bello! È il Contour Brush, appunto, di Real Techniques. Non mi ricordavo il nome del pennello, ma non fa niente. In realtà il contouring, apriamo una piccola digressione su questo bellissimo video che è molto discorsivo, mi siete mancate, basta. Il contouring in realtà dopo la base è appunto lo step che mi dà più soddisfazione nell'ultimo periodo, ovvero fare il contouring e l'highlighting al mio viso è una cosa che mi dà una soddisfazione che non ve lo dico proprio, anzi molto più degli ombretti, dei rossetti, non so perché mi sta pigliando così, definire appunto proprio gli angoli della faccia, le zone di luce e zone d'ombra mi dà parecchia soddisfazione. Ne contestualmente sempre utilizzo un altro pennello per fare il contouring, utilizzo un qualsiasi pennello da sfumatura, in questo caso quello che sto utilizzando ultimamente è il Crease Brush di Zoeva, il 228, che è quello un po' con la punta, diciamo, a fiamma, e lo utilizzo per fare il contouring al naso, alla punta del naso. E ultimamente ho visto un video di Kendall Johnson, che è una youtuber che seguo, una makeup artist americana, ma lascio anche il suo video, il suo link del canale qui sotto, e lo utilizzo anche, non so perché, io faccio il contouring anche al mento, non lo so perché sto impazzì. Io sto contouring. Dopodiché abbiamo, sempre a random, sempre con l'highlighting, abbiamo il numero 2 del Touche Éclat di Yves Saint Laurent, che avete visto più e più volte www mi piaci tu, ma è finito! È finito. E quindi io l'highlighting lo faccio soprattutto nella zona della fronte, agli angoli ai lati delle guance e nel contorno occhio, questa mitica stella per dare la luce. Poi casomai vi farò un video su come io faccio il contouring, forse poi vedremo. Dopodiché, con cosa l'ho sostituito, vi chiederete adesso che è finito, ve lo faccio vedere dopo. Ve lo faccio vedere dopo con che cosa l'ho sostituito. Ah no, ce la faccio a prenderlo dalla mitica pochette, che è un attimo come la borsa di Mary Poppins. Intanto mi arrivano notifiche da Facebook, da WhatsApp, ma a noi non interessa. Che è il Match Perfection di Rimmel, il numero 125 Fair. Questo è stato un total fail per quel che concerne la sua funzione primaria, ovvero quello di essere un correttore. È un correttore molto molto chiaro, ma non so perché mi è arrivato, ecco, questo è il colore, ma come correttore non mi ha dato particolare soddisfazione, anche perché credo che lo abbia acquistato già secco, oppure il prodotto è poco, oppure si è seccato subito, non lo so. Comunque si è reinventato come illuminante e quindi lo sto utilizzando con grande gioia. Quindi vedete, il Mosplade è anche questo, un prodotto che l'avete schifato all'inizio, alla fine è stato un buon vicino di casa e ti è venuto in aiuto quando ti mancavano i dadi per fare il brodo. Non lo so, io sono amante dei dadi, quindi questo è l'esempio che vi posso portare. Poi, come mascara, uno dei due mascara che sto utilizzando è questo Smoky Extravagant di Makeup Forever. Lo utilizzo soprattutto il mese di novembre, inizio dicembre, a essere
totally sincera with you, e questo è un sample che mi è stato dato da Sephora in occasione del mio compleanno. Questo è lo scovolone e devo dire la verità, un risultato molto bello sulle ciglia, quindi fin quando finisce Campacavallo che lo utilizzo. Dopo, se lo acquisto, un altro paio di maniche. Cerco di trovarvi contestualmente il mio amore. Il mio amore, che è Lies to Kill. Oppure, come mi ha detto Ornella, Ornitorella, c'è stato uno scambio, diciamo, ho commentato un suo video nella quale lei stigava a comprare questo mascara. Mi diceva che Angela di GG86 chiama questo mascara ciglia per ammazzare, che è bellissimo. Infatti ho detto Ornella, sì, hai ragione, la prima cosa che ti ammazza è il portafoglio e la tasca, e dopo in effetti fa delle ciglia stupende. Questo è lo scovolino, una formula che dal primo utilizzo, ormai lo sto utilizzando un mese e mezzo continuativamente, ha surclassato e fatto direi anche quasi il culo al Too Faced Better Than Sex, che è anch'esso un ottimo mascara. Però questo ha la marcia in più, cioè dall'inizio è un mascara perfetto. Non lo so, si sminchierà tra un mese e mezzo e farà più schifo di tutti i mascara del mondo, ma per adesso è eccelso. È un mascara che volumizza, allunga, separa. Non lo ha al momento, giustamente per coerenza, ho un altro tipo di mascara al momento, però è fantastico, davvero ve lo consiglio. A parte il prezzo che ti fa bestemmiare, altro che Eyes to Kill. Tutto, ma ne vale la pena. Comunque, passiamo velocemente in rassegna degli altri prodotti. Passiamo agli occhi di gatto Naked 2 Basics. Naked 2 Basics, che anche ecco qua, che sta diventando proprio un caposaldo di tutti i trucchi. O mi trucco solo con questa, o vado a tingere a questa piccola palette per i colori di transizione, per dare definizione all'attaccatura delle ciglia, per dare punti luce. Quindi è una. Il suo acquisto è stato più che giustificato, rimborsato e glorificato in questo paio di mesi. Quindi è una palette che, diciamo, per chi ama i colori naturali, per una travel to go e una travel friendly, perché questa è la mia mano e questa è la palette, non è molto grande, però la consiglio viva Mont, a tutto mondo. Poi, come blushozzi, ne abbiamo tre. Abbiamo il primo, che è Hot Mama di The Balm. Hot Mama, che è questo bellissimo rosa pescato dorato, che vi faccio lo swatch, molto simile al Corallista, all'Orgasm e tutta compagnia cantante. Questo è lo swatch, molto sul dorato. Dopodiché abbiamo della Bourjois, abbiamo il Sienna, che è il numero 85. Sembra che stiamo a giocare alla tombola. 85, che è questo bellissimo color biscottato, non fetta biscottata, proprio biscotto. Ecco, i colori iniziano a sminchiare, quindi muoviamoci. Eccolo qua, non so se lo vedete. Comunque la pigmentazione è abbastanza buona, forse non rende sulla mano, però si vede quando lo mettete sul cheek on my cheek, si vede. Quindi anche questo bello bello. Dopodiché abbiamo Mood Exposure. Io ogni tanto mi sto a rincoglionire, quindi devo leggere i nomi. Abbiamo Mood Exposure di Hourglass, anche questo un bel colore malva molto luminoso, malva rosato molto luminoso, molto naturale, molto bel bel bello, che lo vedete qui sulle labbra. Però è sulle labbra, sì. Io non metto il brush sulle labbra, lo metto ancora sulle guance. Vira un po' più al malva. Bellissimo colore, tutti i giorni, qualsiasi tipo di trucco, dal più carico al più trucco da giorno, va bene sempre. E il trucco Passepartout. Poi, quanti prodotti ho? Poi abbiamo questa che ha tirato le cuoia definitivamente. Ciao, diciamo tutti insieme ciao! Primer di Corres, ci mancherai tanto, quindi non so. Adesso lo sto sostituendo. Questo è un primer naturale, con un altro di MAC, un Prep and Prime,
che però è siliconico, quindi cerco di finire questo. Come base, il là abbiamo la BB cream della Sobioethic, questo è il numero 2, mi sa, come colore. Dove lo vedo? Sì, è il numero 2 ed è la base di tutti i giorni. Poi ogni tanto lo abbino a altre BB cream per finirla. Mi trova assolutamente bene. Mi dà uniforme all'incarnato, è abbastanza idratante, non è pesante. Con cosa l'abbino, vedete? Con la Beauty Blender di Real Techniques, che sto utilizzando tantissimo, sempre però in combo con il pennello di Acuro l'H50S, ovvero io applico il prodotto, bagno la spugnetta, applico qualsivoglia la BB cream o qualsiasi altro fondotinta, ma in questo caso la BB cream, stendo per uniformare e far penetrare ancora più nell'incarnato il prodotto. Utilizzo questo flat bookie, diciamo, questo pennello flat. Poi un'altra cosa che vi volevo mostrare, per quel che concerne invece, sto abbinando tanto i pennelli, perché in effetti i pennelli che hanno fatto il giro sono sempre quelli su. È questo della IT Cosmetics in collaborazione con Ulta. Questo è stato il pennello per il blush e della porta. Un attimo solo perché devo aprire. Ci sentiamo un attimo dopo.